Questa parola dell'arte ci unisce perché, come dicevate prima, è un linguaggio universale che tutti cerchiamo di portare avanti. Poi questa nostra terra dove viviamo, credo che sia una terra piena di personaggi di valore sotto questo aspetto culturale. Quindi io sono lieto di stare qui tra voi. E in questo momento mi viene in mente tante cose. Mi vengono in mente tante cose, ma soprattutto ho sentito prima parlare di libertà, di pace. In questo momento il mio pensiero va a paesi tra i tanti a cui sono affezionato, Venezuela, perché è un paese di italo-americani, e la Libia, che è un paese mio di nascita. Quindi spero soprattutto che si possa trovare una soluzione in questi paesi, perché le guerre civili soprattutto sono le più brutte e noi in Italia ne sappiamo qualcosa. E oggi ho il piacere di stare qui in compagnia del mio amico Moretto, che comunque ha ultimato un libro e lo sta pubblicizzando, tra i quali io sto collaborando con lui, e dal titolo Diamante. È una storia molto, molto bella, perché è una storia di vita, una storia del passato, di tanti giovani che si sono impegnati a uscire fuori anche dall'Italia per cercare di trovare un'occupazione. Questo è molto importante perché negli anni 60-70 non era meglio di adesso, oggi si parla di crisi, ma allora era molto molto più difficile perché uscivamo dalla guerra, quindi c'era molto più desiderio di nascere. Ce l'abbiamo fatta allora e nel tempo ce la possiamo fare ancora oggi, perché veramente ci abbiamo tante capacità in Italia. E ritengo che ce la possiamo fare. È un libro molto interessante, non lo dico io perché è un amico mio, ma comunque parla di tanti tanti giovani che veramente si sono impegnati, hanno fatto di tutto per cercare di trovare un'occupazione, quindi adesso ce ne parlerà anche lui stesso. Grazie a tutti di nuovo. Allora, quello che vi racconterò io adesso è, diciamo, in primo tempo non volevo, cioè con tutta la verità non volevo, poi ho visto che sono circondato da persone stupende, meravigliose e culturali. Allora, io ho sentito prima gente che è dottori, architetti e tutto e di più. Io sinceramente con mio fratello eravamo bravi a scuola. Poi io parlo degli anni 50, 60, noi eravamo una famiglia povera, veneta, venuta da Veneto, venuta a Latina. Mio nonno aveva 11 figli, gli sono morti 6 figli con la spagnola. Molti di voi non sanno che cos'è la spagnola. La spagnola era una febbre causata dalla malnutrizione, quindi non c'era il cibo, non c'era niente, si ammalava. Che è successo? Mio nonno aveva 33 ettari di terra. Era sempre lì nella sua terra. E quando le famiglie di Cernito avevano i loro defunti, chiedevano a mio nonno, un palottotero assicurato di 2 metri, se potevano prenderli insieme. Mio nonno non ha mai detto di no a nessuno. Nel 42, poi mio nonno era stato fatto, è sempre così. Nel 42 andò in guerra con altri 2 figli. Quando ritornò, a fine 45, il gerarca di allora, che ha Piazza del Popolo, è arrivata a Piazza Vittorio, e Toledo, in un momento, si deve andare a riprendere i 33 ettari di terra. Mio nonno disse: va bene, andiamo a vedere. Tanto questo gerarca, che poi sarebbe finita perché poi iniziava la Repubblica, no? La Repubblica nel 45, nel 46, andò lui, un carabiniere, mio nonno.
Brasile e ti diamo 400 lettere di lira. Mio nonno Riccardo Carducci, che poi era un socialista, mio nonno era un insociato, non lo so io, disse: guarda, non ti do lo schiaffo perché sennò ti ammazzo. Io non vado in Brasile, vado in una copina latina, a Vittoria, perché sono affezionato a questa terra. Che voglio dire? Cioè, il Leonardo di prima, il fatto di prima, e io si mette fuori dalla nostra scuola, però questi non c'erano. Però avevo sempre questa cultura, questo piacere di leggere, mi piaceva tanto leggere, però come vedevo la scuola. Tanto è vero, 10 anni e mezzo da iniziare a lavorare. Il primo mestiere che ho fatto è stato fatto. Facevo il saldatore, sempre, cioè crescevo, ma mai possibile. Io tanto ero arrivato a 16 anni, mi preparai in una borsa di stoffa, volevo andare via da questo paese. Vado alla stazione. Mio padre mi muore appresso e mi disse: Giuliano, dove vedo? Dove voglio andare? In Veneto. Ho detto: papà, io sono piccolo, ma questo paese a me mi mette paura. Noi siamo un paese governato da nulla. Noi siamo un paese orfano di politici, signori, ve lo dico con tutto il cuore. Con qualche amico di voi ve lo dico con tutto il cuore. Non abbiamo mai avuto, noi abbiamo progetti incompetenti e molto, molto ladri. È finita così. Ho detto: guarda, ritorno in casa perché mamma sta lì a piangere, la fai morire di crepa al cuore. Sono tornato indietro. Io ho fatto 40 anni di Borgocavi, fatto del Borgocavi. Che è successo? È successo un particolare nel 1980 che stava a San Paolo e ho conosciuto Alberto Moravia. Pochi avranno conosciuto il grande scrittore. E lui, parlando del mio amante dell'Africa, amante del bei posti, del mare, appassionato del mare, lui mi disse a me un giorno, mi faccio un caso, ma tu hai provato a scrivere? Io sinceramente mi dico, che non si parla sacra del giro. Non risposi alla domanda, me la rifeci e non risposi. A un certo punto lui mi fa: senti, io l'ho fatto due domande, ma mi vuoi rispondere? Signore, io ti ho detto che tu devi scrivere, perché tu sarai pure un diamante, ma sempre un diamante sei, grezzo, ma sempre diamante sei. Io gli dissi: maestro, ho fatto la seconda media serata, ma dove? Ma io non c'ho cultura, non c'ho niente. Devi scrivere, tu devi scrivere, perché tu sei nato per scrivere. Come Giordano ha fatto se la bianca, c'è la seconda elementare, tu quindi sei un po' più avanti, sei partito così, cominciamo a vivere. È finita così. 30 anni avevo allora. Il tempo passa, a dire di maturità, secondo me sono sempre più. Mi difetto che ciò che si mi piace per bene donne. E vedevo di questo. Siamo rimasti comodi, ma scritti, ma la vita è questa. Vado avanti, ho ridato tutto quanto. A un certo punto mi capita una cosa, ecco, dovevo rivedere il discorso di prima che non volevo parlare, ma adesso parlo perché mi sento che devo parlare. E voi, molti di voi, rimangono basiti, rimangono meravigliati di quello che sto raccontando io. Signori, io non sono un peccatore, io sono di più. Però, come ho detto prima, il difetto delle donne, mi piaceva andare da un letto all'altro. Perché? Perché avevo sinceramente una simpatia, non lo so per come simpatia, non lo so manco, io so che attiravo molto verso queste donne. Un giorno, ero verso le 5, vado a casa, mi arriva una chiamata al telefono, mi fa un mio amico, il figlio di un giudice, mi fa: Giuliano, guarda, dobbiamo uscire con due ragazze, con due cugine, stasera dobbiamo battezzare. Va bene, mi preparo, faccio sta doccia, mi metto questa accappatoio sulla sponda del letto. Signori, io non so spiegarmi ancora oggi. Mi metto giù sulla sponda del letto e vado giù, svengo. Io non sono un santo, non sono un donatore di sangue dell'Avis, quindi so che cosa vuol dire la malattia della gente che soffre. Sono sempre stato in prima linea. In poche parole vado giù. Svengo alle 5:15 del pomeriggio, mi risveglio il martedì mattina alle 4 del mattino. Che è successo?
A un certo punto mi vedo io che entro dentro a casa come se ero un spettatore di un cinema di oratorio non pagante. Mi vedo io che entro. A un certo punto io dentro casa avevo uno scarpello bianco di pelle. Vedo un bel ragazzo seduto così abbruciato. Mi avvicino, signore. Io ancora non sono un ricordo, in chiesa non ce vado, quindi non sono uno che posso raccontare di qualcosa che non è la verità. Io vi sto dicendo la verità. Mi avvicino per questo bel ragazzo, due occhi azzurri, signore. Ma è una cosa, le dico, bellissima. Io non so molti di voi, cioè di suo crede in una religione diversa dall'altra. Io dico quello la mia esperienza. Per questo bel ragazzo, piange perché ho sempre piangere, ma una cosa incredibile, una dolcezza, qualcosa che io ancora ne parlo e io ci rimango. Sapete perché, signore, mi rivolto alla signora? Signora, sono stato dato di rumore, mi sono rivolto a lui, signora è sparito, non lo so spiegare queste cose, ma le dico, però non le so spiegare. Che è successo? Mi guarda e mi faccio piano, ma tu hai paura di restare da solo? E io guardavo a piano. Io sempre piano, mi fa, guarda l'anta della finestra di là, guarda l'anta, mi fa vedere tre donne nude che fanno amore. Lui poi mi guarda e mi dice, sempre con una dolcezza di occhi azzurri, signori, sarà stato fatto nel 92, ma una bellezza incredibile, una dolcezza che io non riesco a caricare, va bene. Mi fa vedere, il giorno d'oggi soltanto sesso, nessuno prega. Poi mi fa, adesso ti faccio vedere una cosa, dove quante volte tu avrai sentito in chiesa che i sacerdoti hanno detto che l'inferno è fuoco e fiamme. Non è così, signori, non è così, mi ha fatto vedere com'è l'inferno. Mentre ricordano, loro dicono che l'inferno è fuoco e fiamme, ma non è così, guarda l'altra la parte di qua della finestra, mi fa vedere una grande piena di legna, un morto qua, un altro qua, tutti quanti insieme. Quando Gesù fece così, un signore anziano con gli occhi bianchi guarda sul fatto, Gesù, io ero tanto ricco, ma tanto ricco, ricchissimo, ma sono stato in un egoismo impressionante. Non ho mai dato nessuno, anni da lì. Signore alza sul viso, dice Gesù, io ho fatto la vestitura per questo mio, sai, mi vede da me. Gesù mi si rivolge a me e mi fa, vedi Giuliano, tanti di loro si salveranno. Solo ricordati, chi uccide il prossimo, e non c'è stato perdono. È finita così. Dopo un po' mi fa vedere il paradiso. Sempre alla parte di un'altra volta, nell'arco della finestra, un paradiso bellissimo, meraviglioso, per così, una cosa indescrivibile di quello che è. Io sempre mi immagino, mi ho sempre in campo, mi vado in campo. E quando è finito tutto, Giuseppe mi fa, dice, senti Giuliano, ricorda delle mie parole, le persone che le metterò io davanti, le persone che tu non parlerai con chiunque di quello che tu mi hai visto, di quello che io ti ho raccontato, perché mio padre, i sacerdoti non li vuole, non li voleva, perché loro hanno il loro Dio, il loro Dio si chiama il Dio denaro, lo sterco del diavolo. Quando sono spiegato, quando stavo solo in casa, c'è il principe, dove c'è l'uomo nessuno, avevo le persone a bagnare il pianto, io sempre pianto. E da lì mi è venuta questa passione sempre poi dello scrivere. Poi pensate, ho raccontato questo a mio fratello. Mio fratello che cosa ha fatto? Mi ha portato da un professore da un luminare a Roma. A un certo punto questo professore mi dice a me, dice, senti un po', ma io ho notato che tu, ma che parli anche un po' di aramaico? Che? Mi dice, non sono capace neanche a parlare italiano, allora come stai prendendo in giro a me? Guarda che tu parli l'aramaico, hai detto che io parlavo la coda,
la lingua di Gesù, quando io non mi ricordo niente, detto fra noi non mi ricordo niente, e da lì appunto comincia la scrivere. Questo è il mio terzo libro. Perché il mio terzo libro di Diamante? Diamante, dico prima non l'hai citato, ma di quando io stai in America, lo stavo facendo in inglese e in spagnolo. E il mio grande sogno, lo sapete, non è la scopo di un numero che io devo guadagnare. Noi voglio aiutare le associazioni, mi è piaciuta l'associazione di dottore che mi è piaciuta tanto, l'associazione di Angelo di Bene, di Pedraco, l'ultima, e mi piace aiutare, perché io sono portato, secondo me donare è la cosa più bella che esista al mondo. Cioè, io ne voglio, penso, cioè, non sono qui per donare, certo, erano gli altri, ma di provare la disoccupazione giovanile, il mondo di che? Il mondo della droga, il mondo del bullismo, il mondo della chiesa, il mondo della politica. Quindi sono, in realtà sono 500 pagine, sponsorizzato dalla Mediolanum, ridotti a 380 pagine, perché l'abbiamo ridotto per fatto del costo. Io sinceramente sono direttore della banca, essendo stato vicino a me, perché lui ha detto che io sono bravo, secondo me non lo so. Prima aveva letto il libro, no? Angelo ha detto, guarda, la ridotta. E si parte del premio a un perché? Stato la prima a battere la soglia e con tanta ansia si sta ascoltando.